Ciao a tutti NDJ, bentornati a questo nuovo video. Oggi, come vi ho promesso, andiamo a paragonare tre microfoni: l'Audio Technica AT2020, il Lewitt 440 Pure, che ho già avuto modo di recensire in un video a parte, e un altro microfono di cui vi ho già parlato in altri video, che è il Rode K2. Microfoni tutti a condensatore, però con caratteristiche diverse e soprattutto appartenenti a fasce di prezzo differenti. L'Audio Technica tra i 90 e 100 euro, il Lewitt che si colloca in una via di mezzo intorno ai 200-230 euro, inoltre il Rode K2 che invece andiamo sulla fascia di prezzo di 600 e qualcosa euro, ma adesso probabilmente è andato fuori produzione e non sarà disponibile per l'acquisto. Probabilmente lo trovate nell'usato oppure nei fondi di magazzino, robe del genere. Però vediamo un po' se alcuni microfoni sono adatti a certi contesti e altri no. Faremo qualche test e ascolteremo la differenza nei vari microfoni per poi stabilire qual è il migliore secondo certe categorie. Andiamo insieme a vedere cosa fanno questi microfoni. Molto bene, andiamo un pochino adesso a vedere come si comportano questi microfoni nel loro aspetto, ecco, tecnico, quindi quali sono le dichiarazioni di fabbrica di questi microfoni. Bene, per cominciare andiamo a paragonare i tre grafici delle risposte in frequenza di questi tre, microfoni, partendo dal Rode K2, che vediamo è piuttosto lineare fino a circa 2000 Hz, dopodiché sale di diverse dB per poi riscendere qua attorno, saremo intorno ai 6-7000, per risalire di nuovo su una punta e poi riscendere poi chiaramente sui 20000. Vediamo che c'è molta differenza rispetto all'Audio Technica o al Lewitt. Vediamo che invece l'Audio Technica ha un po' un buco qua sulle basse, proprio sulle basse tra gli 80, 90 e ancora su 100 Hz, ancora non siamo a 0 dB, ma arriva a 0 dB intorno ai 200 Hz, il che lo rende un microfono, ecco, come dico io, un po' freddino nella parte bassa. Nella parte alta diciamo che ha un boost qua intorno, leggero intorno ai 2000, e intorno ai 10000 ecco che si crea tra gli 8000 e 10000 comunque una curva che poi scende poco prima dei 20000, quindi un microfono che rimane tutto sommato abbastanza brillante. Questa risposta in frequenza Rode K2 ecco, è come quella che faremo il test con la valvola originale, quindi utilizzerò la valvola originale anche se ne ho comprate altre diverse. Questa invece è la risposta del Lewitt che abbiamo già visto nella recensione dedicata al suo microfono, che è molto lineare fino ai 2000 Hz circa, con cui comincia un boost per arrivare ecco, ad avere proprio una punta molto ariosa qua sicuramente sopra i 10000, quindi intorno ai 15000-16000 Hz avremo proprio una punta che crea questo microfono, quindi molto improntato ad essere flat nella parte diciamo bassa fino a 2000 e poi nella parte più alta ad avere questo incremento, quindi da qui già denotiamo delle caratteristiche diverse di questi tre microfoni. Bene, qua invece abbiamo le caratteristiche tecniche dei tre microfoni. Partiamo come prima dal Rode K2, che è un microfono appunto con risposta in 20-20.000 Hz, un po' come tutti, la maggior parte insomma. Vediamo che ha come pressione massima 162 dB. Vediamo che sul Lewitt dichiarati sono 140 dB di pressione massima, mentre nel T2020 è 144 dB, quindi il Rode K2 può sopportare molto, ecco, di pressione sonora. Guardiamo un pochino invece il livello segnale rumore. Il livello rumore qui me lo segna come 10 dB, quello del Lewitt è su 7 dB, vicino ma inferiore sicuramente, mentre per l'Audio Technica AT2020 qui il noise è ben più alto perché si parla di 20 dB, quindi di 13 dB di differenza rispetto al Lewitt. Il Rode K2 viene dichiarato sotto 115 grammi, quindi un bel peso importante, mentre il Lewitt 440 Pure viene dichiarato
intorno ai 310 grammi, mentre la T2020 viene dichiarato intorno ai 340 grammi, quindi siamo lì fra l'Audio-Technica e il Lewitt. Molto bene, adesso andiamo a fare un test di prove insieme comparando l'Audio-Technica T2020, il Lewitt 440 Pure oppure il Rode K2 per un contesto, diciamo, da podcast, e nel quale io adesso sto parlando. Per esempio, in questo caso sto parlando con il Lewitt. Adesso proveremo a cambiare i vari microfoni e a sentire le differenze. Già notiamo comunque che l'ingombro del Rode K2 non è esattamente una cosa gestibile a livello proprio di spostamento di questo microfono, che è un microfono valvolare, vi ricordo, con la sua scatola, che però ha come suo vantaggio la possibilità di cambiare il diagramma polare e di switcharlo proprio a seconda delle nostre esigenze, da quello a figura 8, nella quale si riprende sia davanti che dal dietro del microfono, che diciamo a 360 gradi, quindi con vari diagrammi polari selezionabili, mentre gli altri due sono soltanto cardioidi. Noi quindi, per comparare questi microfoni, utilizzeremo anche per il Rode K2 soltanto la modalità cardioide, di modo che sentiamo anche la differenza nel successivo test di quello che il microfono cattura dal di dietro del microfono stesso. Molto bene, in questo momento vi vedete da due inquadrature distinte, di modo che non sbaglio e si possono vedere tutti i microfoni contemporaneamente nei quali parlerò, ok? Quindi la possibilità di vedere tutti e tre i microfoni. Quindi cominciamo dal Lewitt, che ho già recensito e che quindi fondamentalmente non dovrebbe esserci, insomma, particolari sorprese. Facciamo, come è già successo per la scorsa volta, il test della tastiera per sentire che cosa noi udiremo, sia per esempio del mouse che della tastiera stessa che è posta dietro di noi. Adesso sto usando il mouse e la tastiera. Sentiamo quanto rientra della voce e quanto rientra della tastiera. Bene, ok, quindi questa è la voce del Lewitt 440 Pure a una distanza di circa 25 centimetri. Bene, eseguiamo il test anche con l'Audio-Technica AT2020, dove adesso sto parlando da una distanza di più o meno 20-25 centimetri. E adesso farò finta di scrivere la tastiera, vediamo un po' che come si sente mentre io parlo con l'Audio-Technica AT2020. Sentiamo quanto rientra della tastiera e quanto si percepisce invece la mia voce e la tastiera. Infine sto parlando dal Rode K2, che è un microfono valvolare, a differenza degli altri due sono sempre però microfoni a condensatore, tutti e tre. Questo microfono valvolare, vi dicevo, ha la sua scatolina a parte, selezione del polar pattern, del diagramma polare, che adesso è impostato su cardioide, proprio che possa riprendermi soltanto dal davanti. Sentiamo la differenza di suono rispetto agli altri due e adesso rifacciamo il solito test della tastiera e sentendo che cosa si percepisce di quello che avviene dietro al microfono in modalità cardioide. Adesso parlo dal microfono e sentiamo quanto rientra dei tasti rispetto alla mia voce del Rode K2, che, ripeto, è un microfono non pensato per il podcasting, però adesso lo stiamo testando nel caso uno ne possedesse già uno e pensasse di utilizzarlo per il podcast. Molto bene, test del clarinetto usando il Rode K2. Mm-hmm.
Adesso facciamo la ripresa del clarinetto usando il Levit 440 Pure. Ok, adesso facciamo il test del clarinetto con l'Audio Technica AT2020. Bene, faremo anche il test del suono del bicchiere. Sentiamo come rientra nel microfono Audio Technica AT2020. Bene, è la volta del Levit 440 Pure. Bene, ed infine del Rode K2. Bene, allora proviamo la registrazione in un ambiente più gestito a livello acustico, perché qui c'è materiale fonoassorbente dietro, davanti, sopra e di lato, e sentiamo come reagisce il Rode K2 in un contesto che è quello di una registrazione per cui è fatto, cioè quella canora, quella del canto, quella dove noi registreremo su una breve traccia che è già mia e che io proverò a rifare un attimo molto velocemente in un pezzettino, ok? Quindi sentiremo un po' come reagisce questo microfono in questo contesto. Oh, passo da un preamplificatore della Golden Age con 60 dB di gain, però l'uscita è molto a zero, dopo vi faccio vedere le impostazioni del Golden Age, così ci rendiamo conto, e finiamo nell'Arturia Audio Fuse che registra. Andiamo a fare questa prova. Routine da far decollare, per non cedere e ritornare ad una vita che ci appartiene, ma ad un passato indesiderato. E litigi amore su di un basso ostinato ed un alto che risuona come un canto già ascoltato, ed il caffè che intanto si è bruciato ci fa salire al cielo dello scellerato. Con questa routine che ci sfianca e che il tuo braccio solo rinfranca, dimmi di sì perché il mio ego è pazzo, stammi accanto perché il no mi dà imbarazzo. Mi perdo nel nero del tuo vasto sguardo, mi sciolgo nel sale del tuo sarcasmo. Colgo poco la tua ironia, ma voglio ancora la tua mano nella mia. Bene, adesso proviamo l'Audio Technica AT2020. Ok, un microfono completamente diverso, ho dovuto accendere chiaramente la Phantom sul preamplificatore, il resto le impostazioni le lasciate identiche, proprio per fare anche una comparazione di livelli, insomma, il fatto che sia il più possibile simile. Ok, quindi proviamo questo microfono e sentiamo come suona sempre sullo stesso pezzettino, sullo stesso brano che andrò a interpretare come prima. Routine da far decollare, per non cedere e ritornare ad una vita che ci appartiene, ma ad un passato indesiderato. E litigi amore su di un basso ostinato ed un alto che risuona come un canto già ascoltato, ed il caffè che intanto si è bruciato ci fa salire al cielo dello scellerato. Con questa routine che ci sfianca e che il tuo abbraccio solo rinfranca, dimmi di sì perché il mio ego è pazzo, stammi accanto perché il no mi dà imbarazzo. Mi perdo nel nero del tuo vasto sguardo, mi sciolgo nel sale del tuo sarcasmo. Colgo poco la tua ironia, ma voglio ancora la tua mano nella mia. Registriamo il Levit 440 Pure. Routine
routine da far decollare, per non cedere a ritornare ad una vita che ci appartiene, ma ad un passato indesiderato. E litigi amore su di un basso ostinato, giù un alto che risuona come un canto già ascoltato, ed il caffè che tanto si è bruciato ci fa salire al cielo dello scellerato. Questa routine che ci sbianca e che il tuo abbraccio solo rinfranca. Dimmi di sì perché il mio ego è pazzo, stammi accanto perché il no mi dà imbarazzo. Mi perdo nel nero del tuo vasto sguardo, mi sciolgo nel sale del tuo sarcasmo. Conto poco la tua ironia, ma voglio ancora la tua mano nella mia. Bene, adesso andiamo a eseguire il test delle P sui tre microfoni con e senza pop filter. Cominciamo dall'audiotecnica AT2020 senza pop filter e con il pop filter. Senza. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Con il pop filter. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Proseguiamo con il Lewitt 440 Pure. Test delle P senza filter. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Con il pop filter. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Passiamo ora al Rode K2 senza filter. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Con il pop filter. Paolo porta la pizza al porto. Paolo porta la pizza al porto. Molto bene, tiriamo le somme di questi test. Abbiamo visto quindi questi tre microfoni in vari contesti. Vediamo un po' quali secondo me sono i vincitori in queste, tre, in queste quattro categorie. La categoria podcasting, la categoria strumentale, la categoria voci cantate e la categoria versatilità. Quindi quattro categorie per questi tre microfoni. Vediamo un po' chi la spunta maggiormente. A mio avviso il vincitore nella categoria podcasting è il Lewitt 440 Pure. Yeah! E ve lo motivo. Perché essendo comunque tutti e tre dei microfoni a condensatore, quindi molto sensibili, che quindi prendono comunque rumore ambientale, il Lewitt risulta sia schermato bene posteriormente, che arriva fornito di ragno, spugnetta e pop filter, cosa che invece non succede per gli altri due microfoni, e quindi bisogna comprarli in aggiunta. E non solo, mi piace molto la sua vocalità che rimane presente ma brillante, quindi che non necessita poi di ulteriori equalizzazioni anche in un secondo momento, ma diciamo che con poche aggiustature abbiamo comunque un'ottima voce già presente, che va bene sia per youtuber, streamer e podcasting, quindi anche in contesti anche volendo radiofonici. Quindi brava la Lewitt per questo microfono. Il vincitore per, a mio avviso, per la categoria strumentale è l'australiano Rode K2. Viva Australia! Perché? Perché è un microfono che è valvolare, quindi riesce a scaldare bene, a rendere maggiore, con maggiore profondità gli strumenti, specialmente quelli a fiato, mentre per le chitarre do una menzione, per altri tipi di strumenti, una menzione speciale al Lewitt, perché comunque si è comportato bene anche sull'aspetto percussivo, rendeva molto bene la profondità e le varie dinamiche della percussione sul bicchiere. Il primo, il Rode K2, e con la menzione del Lewitt 440 Pure. Categoria versatilità. Per la categoria versatilità il vincitore è l'Audio-Technica AT2020. Perché è un microfono che con 100 euro bene o male va bene un po' su tutto. Non eccelle in niente, ma è un microfono che in ogni caso con 100 euro avete poi portato a casa, un microfono che potete utilizzare su tutte le fonti e si comporta anche bene, anche volendo, anche per il podcasting. Quindi va bene un po' su tutto, senza eccedere in niente.
Quindi benissimo, il prodotto sicuramente non ha bisogno di presentazioni perché è già stravenduto nel mondo. Per la categoria vocale cantata, the winner is Australia Again! Di nuovo l'Australia, quindi con il Rode K2. Vi ricordo che questo è un microfono che non è molto versatile per il podcasting perché è un microfono ingombrante, pesante, ha il suo trasformatore con il Polar Pattern, quindi non ha molta versatilità per questo tipo di utilizzo, ma per il cantato e per il contesto di studio sì. Inoltre vi ricordo che la valvola si può sostituire e dare un flavor, quindi un gusto un po' diverso ai vostri cantati. Buona la presenza e buono il calore, quindi bene per il Rode K2. Molto bene, con questo direi che da Nini J è tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e iscrivetevi al canale per ricevere gli aggiornamenti ai prossimi video. Alla prossima, da Nini J.